scattata nel corso di un esorcismo a Torino. La mascella dell'uomo si è slogata spontaneamente durante la lettura del Padre Nostro. Porca miseria! Porca miseria! Dicaci il nome. Sandero! No! Quanti siete? 80 milioni! Quanti? No! Quanti ce ne sono? Quanti ce ne sono con te? Quanti diavoli ci sono con te? Ottante nomi! Pit Family, benvenuti a un nuovo video. Come vedete sono da sola perché dopo l'indagine che io insieme a Paolo e Marco abbiamo fatto durante questa settimana proprio nella casa che vedete alle mie spalle, la casa di questa masca, di questa strega, e soprattutto prima di continuare la nostra ricerca ho pensato che forse era giunto il momento di ripetere un esperimento che avevo già fatto in passato e che ci ha aiutato veramente tantissimo, ossia di entrare da sola all'interno di questa casa e con il Ghost Box provare a fare una sessione io da sola in questa casa. Ovviamente ho bisogno di tutto il vostro aiuto. Quindi come sempre mi raccomando, come avete già fatto in passato, aprite bene le orecchie, ascoltate bene bene quello che registrerò all'interno e soprattutto datemi e dateci una mano. Cercate di scrivere tutto quello che riuscite a capire, a percepire, perché la volta scorsa non sapete quanto ci avete aiutato. E dato che questo caso di Maria sta diventando veramente molto intrigato, ma allo stesso tempo molto interessante, abbiamo bisogno di nuovo del vostro aiuto. Non sono da sola, perché ovviamente per arrivare in questo luogo c'erano 2 ore di cammino nel bosco, quindi Paolo è qui con me, mi ha accompagnata, ma lui resterà fuori. Ciao Family. Siamo due pazzi. Proverò ad entrare solamente io e vediamo se riesco ad ottenere delle risposte in più. Ghost Box nello zaino, K2 alla mano. Paolo, mi devi dare la telecamera. Sì. E io vado. Non so se sei più al sicuro te là dentro che io fuori in mezzo a sto bosco. Non lo so. Io voglio solo dirti una cosa: se senti qualunque cosa a livello fisico, dimmelo. Ovvio. Perché lo sai. Dimmelo, esco. No. Ti preoccupare. No, ti conosco. Ma anche tu. Ok. C'è già un'atmosfera, raga. Sì, infatti. No, perché, raga, c'è il nulla. Avete presente, non nulla? Ecco. Questo è il nulla. Va bene. Ok. Tieni. Telecamera. Torcia e telecamera. Assolutamente. Io entro, posiziono tutto. E molto bene. Preferisco mettermi di qua, perché così appoggio la telecamera qua. Ok ragazzi, adesso ho appena messo il Ghost Box qua, fra un po' lo faccio partire, posizionato la videocamera e il K2 in mano. Adesso siamo solo noi, voi e la strega. Quindi adesso accenderò il Ghost Box e cerchiamo insieme di capire il più possibile. Dateci una mano come avete fatto l'altra volta, che ci avete aiutato davvero tanto. Andiamo. Solo con me?
Lo sai, vero? Ho voluto venire qui da sola perché vorrei sapere qualcosa di più di quello di cui stavamo parlando la volta scorsa. Ci stavi parlando della mamma di Maria, ricordi? Calda, fredda, calda. Mi dici qualcosa? Arrabbiata l'altra sera.
paura di me? Hai paura di me? Adesso andiamo. Rispondimi. Ti do fastidio? Allora ragazzi, sicuramente ha parlato molto di meno rispetto all'altra sera che ero insieme sia a Marco che a Paolo. Non capisco il perché. Spero me l'abbia detto e spero di non averlo capito. Spero di andare a casa, analizzare tutto quanto e scoprire di aver invece ricevuto delle risposte. Non lo so. È molto strano. Ad ogni modo, noi, come ho detto anche prima, durante l'indagine non ci fermeremo, andremo avanti e inizieremo a percorrere un'altra strada, perché ce ne sono rimaste ancora altre di strade aperte da percorrere e una di queste è quella del prete, quindi sicuramente continueremo l'indagine su Maria e continueremo andando alla ricerca del prete. Ragazzi, dateci una mano, ascoltate anche voi tutta la sessione di Ghost Box e se sentite qualcosa che a me è sfuggito, scrivetemelo. Vi ringrazio già in anticipo. Io adesso raggiungo Paolo e andiamo a casa. Ciao family.